Bene, possiamo partire. Allora, buongiorno. Ah, vedo che si sta riempiendo anche la mitica piccionaia. Allora, qui non ci sono troppi salamelecchi da fare, perché Riviero Toscani non è che lo si può relegare dietro le quinte e dire è con noi Oliviero Toscani, non frega niente, ha detto no, io vengo qui fino dall'inizio, fin dalla presentazione. Allora, libertà di espressione, questa intervista, chiacchierata, non lo so, vedremo cosa salta fuori, anche perché poi vorrei lasciare il microfono libero e aperto a voi. È un'intervista che faremo in modo molto molto banale, lui fa il fotografo e lo faremo con delle foto simbolo, delle foto che a mio avviso hanno fatto la storia, delle foto che hanno raccontato la storia. Oliviero Toscani è in un certo senso un figlio d'arte, perché Fedele Toscani, il padre, è stato il primo fotoreporter del Corriere della Sera. La biografia di Oliviero è vastissima, ha lavorato per le più importanti aziende italiane e non. Insomma, lui parla attraverso questo strumento straordinario che è la macchina fotografica. Io voglio subito introdurti così, Oliviero. I latini dicevano o portet ut scandala eveniant. È opportuno che gli scandali vengano alla luce. Beh, in Italia vedo qui in prima fila l'amico Scanzi del Fatto Quotidiano, insomma, il giornale straordinario che ogni giorno ci propone uno spaccato straordinario della nostra umanità politica, da Santanchè a Salvini, scandali che riguardano tutti i settori della nostra società, gente che fa appalti sui morti, ferrovie che deragliano, un mondo il nostro straordinario. Continuate a rubare, così noi avremo sempre da scrivere e tu da fotografare l'orrore umano. Ma da dove partire? Cioè, prima di iniziare con alcune foto simbolo, vorrei farti commentare proprio questo antico adagio latino, cioè è opportuno che gli scandali vengano alla luce. Una foto può destare scandalo, le tue foto sono stati dei veri e propri scandali, alcune foto sono state addirittura bloccate, tu hai fotografato dei detenuti nel braccio della morte, hai fatto il giro di 9 stati americani e questo ti ha creato un casino pazzesco in alcuni stati, per cui a un certo punto hanno detto no, ecco lei il Toscani, lo sciacallo che fotografa l'orrore umano, la paura, una foto fa scandalo? Ma si dice così perché siamo dipendenti ormai dalla comunicazione, viviamo di comunicazione, non è più vero ciò che succede, ma è vero ciò che viene documentato dai media. Quindi basta non guardare l'immagine e si toglie la nostra responsabilità sociale, individuale, non guardando la foto. Ormai è sufficiente fare questo. Si dice, adesso c'è questa parola shock, Le foto shock di Toscani. Cioè, la fotografia è semplicemente la riproduzione, la documentazione di fatti che ci circondano o che ci hanno circondato. Quindi non si può fotografare ciò che non esiste. La foto del Padre Eterno non esiste. Strano, ma non esiste ancora. Quindi è stranissimo che alla fotografia, cioè all'immagine, che l'immagine sia diventata la verità. Non si vuole più vedere la verità e per far questo è sufficiente non guardare le immagini e le fotografie di questa verità. Esistono i fotomontaggi però. Beh, come il teatro. Guarda gli spot, guarda le foto delle campagne elettorali, cioè ci sono dei soggetti, io non voglio fare nomi, ma ad esempio sono tanti politici, Meloni, guarda, che se sì, le vedi sì, ma, de visu sì, hanno un aspetto. E questa è un'immagine di una realtà, di qualcuno che non vuole farsi vedere com'è e quindi fa i suoi trucchi e questo fa decidere anche una decisione, una tua decisione, questo qua è un cretino, quindi non lo voterò mai, visto che si trucca in questo modo, così come le tue colleghe che presentano i programmi televisivi, no, mi domando come fanno a presentare le cose così serie con queste facce rifatte, con queste pelle da culo da neonato, insomma, queste facce incredibili. Tu ti domandi come fa a parlare, stasera sicuramente parleranno dei 700 morti del canale di Sicilia, di cui basta non guardare la foto, quindi non siamo assolutamente responsabili, no? E lo diranno con queste labbra da canotto, da salvagente, che racconteranno questa. Quindi viviamo in questo mondo ormai della comunicazione, non a caso c'è il Festival del giornalismo. Festival no? Internazionale. Internazionale. Beh sì, questo è il Festival internazionale. E ci sono un paio di svizzeri, sì è vero. Ci sono inglesi.
Mi date delle foto? Quindi siamo, abbiamo paura delle immagini. Perché? Allora, soprattutto, sì, qua davanti. Io ne ho scelte un paio. Bene, sì, questa, guardate questa immagine. Questa io l'ho scelta perché è un pezzo di storia, no? Piazza Tiananmen, i più giovani forse non lo ricorderanno, quelli 80... un po' più anzianotti come me sì, però questa è una delle foto che ha fatto la storia. Allora, soprattutto di fronte alla foto ferma, l'immagine ferma, si hanno dei problemi. Perché la foto in movimento, il cinema, c'è sempre un finale, una risoluzione, qualcuno risolve il problema, mentre la foto ferma ci mette davanti al cinema, al film, della nostra responsabilità individuale. Dove sto io di fronte a questa immagine? Sono col potere o sono col antipotere? Che qui è rappresentato da un ragazzo solo col sacchetto del supermercato in mano. Quindi qui c'è veramente, ognuno di noi prende parte in questa situazione storica che passerà alla storia. Prima dicevo non hai la foto di Che Guevara, ma la foto di Che Guevara in fondo cos'è? Una foto tessera. Come mai questa foto ha avuto il successo che ha avuto? Era questo sguardo di questa fallibilità umana nella faccia di qualcuno che aveva fatto una rivoluzione, che si poneva il problema se questa rivoluzione era giusta o no. Tutti noi abbiamo partecipato a questa espressione umana di questo personaggio e abbiamo preso parte. E di fronte a qualsiasi foto ferma, soprattutto quella dei giornali, perché con la televisione, sapete, in televisione siamo tutti lì di fronte, accompagnati dalla nostra solitudine, quindi ci confortiamo della nostra solitudine, guardiamo la televisione, ma una foto ferma che guardi nel giornale passando un manifesto, dici dove sto io? Che parte con prendo? Con chi sto? Da che parte sono? Beh. Quindi c'è veramente una partecipazione individuale e di responsabilità, volente o nolente, è così. Questa per me è una delle foto più importanti del secolo scorso. Oh, non ci siamo confrontati prima, no, è vero. Stai vedendo per la prima volta. Ho detto, c'è questa, guardate questa immagine. C'è dentro tutta questa... perché la fotografia che cos'è? È la documentazione della condizione storica umana, nient'altro. E devo dire che questi selfie qui sono anche loro in fondo una documentazione sociale, incredibile. Ma non c'è un overdose? Adesso poi torniamo a questa foto, però tu adesso dici selfie, poi c'è Periscope, ci sono tanti modi oggi, no, di comunicare. Ognuno di noi è un potenziale fotografo, cioè ha la potenzialità per di fortuna, raccontare un istante. Fantastico, fantastico. Questo non c'è un overdose. No. Come c'è un overdose umana, sì, siamo in troppi, non so. Te lo chiedo no. Perché. No, ma guardate bene questa immagine, questo sì. Bambino, quanti anni avrà? 7? Con le mani alzate, ma chi gliel'ha insegnato? Qui c'è tutta il problema di una società di un certo momento. Guardate i soldati che puntano il mitra contro un bambino, questa donna che guarda indietro domandandosi ma cosa sta succedendo? Questa incredibile condizione umana. E guardando questa foto uno dice ma quello là poteva essere mio zio, ma mio zio era di qua o di là? Mia mamma era di qua o era di là? Io dove sarei stato? Io dove sono? Dove appartengo? Qual è la mia posizione sociale, sociopolitica, in questo momento, in rapporto a questa immagine? Sta ancora succedendo adesso questo. Cioè tu dici che una foto ti schiera, cioè ti obbliga a scegliere, parliamo ovviamente di foto simbolo, di momenti storici, però ti obbliga a prendere parte. Analizzare. A differenza sicuro. Della televisione dove vedete, le immagini sono in movimento. Si va a scuola e ci insegnano l'alfabeto A, B, C, leggere e scrivere. Ma stranamente non ci insegnano a leggere le immagini. E devo dire che io ho fatto dei corsi proprio di analisi della comunicazione moderna basata sulle immagini. E tutti scoprono il loro analfabetismo nel leggere le immagini. È molto complesso, perché ingaggia tutta la tua cultura passata, presente e quella tua futura, quella che vorresti anche, quella del tuo sogno, ma perché non mi piace? Perché in fondo proietti in un futuro quello che stai vedendo qui. Quindi
la fotografia è la memoria storica dell'umanità. Da quando c'è la fotografia, adesso non lo dico perché sono fotografo, ma da quando c'è l'immagine vera, documentata, anche quella di montaggio, così da quando c'è il teatro, no? Anche il teatro è realtà, anche se è teatro. Ma da quando c'è la fotografia, ci siamo resi conto della vera storia. Le immagini dello Shoah ci hanno fatto capire quello che l'essere umano è riuscito a farsi a vicenda. Perché se ci fosse stata la macchina fotografica ai tempi delle crociate, mamma mia, saremmo molto imbarazzati. Se ci fosse stata la macchina fotografica a documentare i miracoli di Gesù Cristo, forse il Vangelo sarebbe diverso. Forse anche la Bibbia sarebbe diversa. Forse i miracoli non sarebbero proprio come ce li hanno raccontati. Abbiamo bisogno di miracoli. Sì, 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 anche dei pesci grandi così. Quando passiamo apparentemente di palo in frasca. Questa qui è stata una tua campagna famosissima. Ecco, anche no? Qua voglio parlare di campagna. Questa ha creato un casino, questa foto che hai fatto. Voglio parlare di campagna. Avete mangiato da poco? Mi lasci parlare o no? Sì, però voglio capire. No, perché voglio che si addormentino. Avete mangiato da poco? Sono tutti sulla digestione. E ci saranno altre si foto vedono, un po' più sciocche. Ci sono delle sbadiglie, come incredibili. Guarda. Vai. No, dice Toscani, il fotografo pubblicitario. Io non ho mai fotografato dei prodotti da vendere. Però, essendo figlio di un reporter, ho anch'io iniziato a fotografare. Poi io sono un figlio degli anni 60, io ho l'età dei Rolling Stones, ho l'età di Bob Dylan, eh? Forse un anno in più anche. Insomma, Muhammad Ali è il mio. E quando ho cominciato a fare il fotografo, ho cominciato a fare il reporter, soprattutto delle espressioni della mia generazione. C'ho le fotografie dei concerti, dei Beatles, dei Rolling Stones, queste menaglie hippie, tutti avevamo i capelli lunghi, insomma. E ho cominciato a fare il reporter, però mi sono reso conto che fare giornalista reporter avevo la possibilità di pubblicare solamente sui giornali interessati, così dovevo allinearmi un po', come poveretti tutti voi, dovete allinearvi all'infuori di quelli fortunati che lavorano per un giornale opposto al loro pensiero politico, secondo me sono più fortunati di quelli che sono allineati all'interno del giornale. E mi sono reso conto che potevo pubblicare solamente sui giornali che la pensavano come me. Allora mi ho detto, ma qual è il mezzo che mi permette di avere una fotografia su tutti i giornali del mondo? La pubblicità. Contemporaneamente, il mezzo pubblicitario, che è il più ricco, il più potente e anche il più preparato tecnicamente e anche il più fantasioso, se vuoi. E allora ho cominciato a lavorare per delle aziende che mi hanno permesso di fare questo genere di scherzo, in fondo li ho presi in giro. Però. Cioè, hai preso in giro i Benetton? Beh, devo dire, li ho arricchiti però. Beh, sì, va bene. Sai, l'artista, ricordatevi, per essere libero, la prima cosa che deve fare è arricchire il suo committente. Scansi, se tu dovessi far guadagnare al tuo editore un paio di milioni al giorno, tu saresti liberissimo di scrivere quel cavolo che vuoi. Giusto? Beh, il fatto bene, comunque, è così. È un giornale che non quindi, ha finanziamento. Arricchire, però, attenzione, non è solamente un fatto economico. L'arricchimento è anche un arricchimento culturale, di potere, di presenza, di prestigio. Cioè l'arricchimento, adesso pensiamo solamente ai soldi quando uno dice arricchito, però esistono degli arricchimenti molto più di valore, anche economicamente, dell'economia. Quindi ho detto, bene, ci sono dei temi che mi interessano. E ho cominciato a fare questo. E nello stesso tempo era rivoluzionario nel mondo del marketing. Perché sicuramente la gente giovane era molto più interessante all'AIDS che forse il colore del maglioncino in quel periodo. Erano molto più interessati nel problema di rapporto etico. Ecco, direi. Però spiegacelo bene, cioè tu hai reso famosissimo un marchio. Ma non solamente quello. No, ma spiegaci la filosofia di questa cosa. Tu hai detto, io ho applicato la mia voglia di fotografare la realtà, i grandi temi del momento, legati al marchio della Benetton. Cioè hai trasmesso però un sistema di valore, cioè per loro sì. Ogni foto, l'universo Toscani rappresentava un sistema di valori, perché alla fine le aziende
l'abbiamo sentito anche in altri contesti qui, no? I brand vivono di emozioni. Sì, comprare un... C'è no, l'amica di Uber lì che ieri era su questo palco. Uber è un sistema di valori, cioè, rappresenta un sistema di valori contrapposto a quello magari del taxi, no? Quindi ogni azienda sceglie una campagna. La scelta di prendere un uomo come Toscani e dire fai quello che ti pare. No, non fai quello che ti pare. Spiegacelo. Fai quello che ti pare, vado a casa mia, vado a spasso con il mio cane. Io lavoro. No, allora, non esiste l'arte libera, cioè il potere e l'arte sono due entità, una dipendente dall'altra. Il potere ha bisogno dell'arte per potersi imporre e l'arte ha bisogno del potere per potersi esprimere. Guardate la pittura del Rinascimento, cioè la Chiesa, l'arte, l'arte è semplicemente la comunicazione nella sua espressione più eccelsa. Scanzi, se scrive un articolo fantastico, sarà un'opera d'arte, scritti corsari, non so io, Pasolini ha negli scritti corsari degli articoli scritti in prima pagina sul Corriere, fra i quali c'è anche i miei Jesus Jean, vi ricordate i Jesus Jean? Chi mi ama, sì, mi segue. Bene, bravo. Non era Benetton, per esempio, tutti pensano Benetton, siete, avete veramente poca capacità di lettura. Allora, il potere ha bisogno della comunicazione e quando la comunicazione arriva a essere eccelsa diventa arte e l'arte ha bisogno del potere per potersi esprimere. Diventa arte quando la comunicazione riesce a trascendere il principio, per esempio, banale del profitto. Cioè, io guardo la posizione del Cristo del Mantegna, non sono credente, ma di fronte a un quadro così rimango a bocca aperta. Di fronte a certe Madonne Caravaggio dico, ma pensa, incredibile, eppure non sono un credente. Quindi l'artista, quando riesce a superare il problema del rapporto economico nel nostro caso, perché adesso è tutta economia purtroppo, non siamo tutti condizionati da questa cosa tremenda, no? Per pagare la bolletta alla fine del mese, lavoriamo tutti in rapporto a quello. Allora, il potere ha bisogno dell'arte, quindi il potere ha bisogno di voi che scrivete, che fate, che vi esprimete, e noi abbiamo bisogno di un potere. E quindi chi ha un cliente scarso vuol dire che non è bravo. Ognuno sceglie il suo committente. Beh, chi può, non tutti possono. Frank Lloyd Wright diceva la qualità dell'architettura dipende dall'intelligenza del committente. Se tu hai un committente cretino... Michelangelo aveva un grande committente. È chiaro. Non puoi fare un grande lavoro se hai un committente imbecille. È meglio che cambi, non fa niente, soffri un po' la fame... È più intelligente, insomma. Ma tu hai sofferto mai la fame? No, io appartengo a una generazione molto fortunata. Quindi? Sono nato in un paese, quando sono nato io in questo paese era fascista, monarchico. C'avevo un re, io ho avuto un re, tu non l'hai avuto. No. Io ho avuto un re, poi ho avuto il fascismo. E che re poi? E poi sono nato sotto le bombe degli alleati. Anzi, ho saputo che mia mamma voleva abortire, perché io... sono arrivato in ritardo, mia sorella era già grandi, non è riuscita perché sono andato a Milano, nel 42 cascavano le bombe a Milano, lei non riusciva ad andare a abortire. Quindi gli inglesi con le bombe, gli alleati, mi hanno salvato la vita, capito? Quindi la vita è una cosa stranissima. No, non ho sofferto la fame, perché dopo la guerra forse non c'era tanto da mangiare, ma sai, quando hai 5-6 anni non è che stai lì, sì, hai sempre fame, no? E poi appartengo a una generazione particolarmente fortunata, insomma. Non c'è mai stato un periodo così lungo di pace, almeno da noi, così lungo. Ho vissuto tutti quegli anni lì, le minigonne, siamo stati i primi maschietti a parlare con le ragazze, perché i nostri padri, i nostri zii più vecchi non parlavano con le ragazze, andavano al casino. A noi i casini ce l'hanno chiusi, quindi dovevamo organizzarci in un altro modo, insomma. Sì, era duro farsela dare, mamma mia. Senti,
Stiamo tornando al nostro solito linguaggio della zanzara. Vostro. L'avevamo nostro, perché anche tu ogni tanto non ho detto niente. Scendi nel fango e ti rotoli nel fango con noi, con grande piacere e gioia. Nella linea d'ombra la chiamo io. Loro lavorano nella linea d'ombra. Ma quale linea d'ombra? È una linea d'ombra. Linea d'ombra. Senti, questo qui l'hai più conosciuto. Quanti anni avrà adesso? Oggi, bambina. È una bambina? Ha 25 anni. L'hai più rivista? Sì. L'hai più fotografata? No. La fotograferai ancora? No. No, basta. Beh, questa è... No, vedete, allora, ho scoperto anche, dopo aver fatto il reporter... Queste vanno insieme, diciamo. Aver fatto il reporter, che c'è la possibilità di fare il reporter, come faceva mio padre. E un giorno mio padre mi viene a trovare in studio, ho fatto il reporter, no? Poi un certo giorno un giornale di moda mi chiese di fare delle fotografie di moda come io facevo il reportage. E cominciai a fotografare le ragazze che mi piacevano, non più le modelle, sapete, le modelle che sposavano lo Shah di Persia o Re Farouk. A me piacevano le ragazze che piacevano a me, insomma, quelle possibili. E tutta la mia generazione ha poi cominciato a fare le fotografie di moda di queste ragazze qui. E ho cominciato a fare le foto di moda. Mi ricordo che un giorno mio padre, reporter, ha fatto la guerra, le fotografie che avete visto di Mussolini attaccate a Piazzale Loreto sono sue. E un giorno venne in studio a Vogue Italia, in Piazza Castello a Milano, e sto facendo una fotografia proprio di una ragazza che aveva una camicia bianca su un fondo bianco. E mi dice, in milanese, però ve lo dico in italiano, certo che è dura fare le foto che fai tu. Questa qui, anche non tanto carina, con la camicia appoggiata a un fondo bianco. Io quando vado a fare le parte di guerra, arrivo là, ci sono i carri armati, il fumo, i morti, il sangue. Vado là e va tutto bene. È fantastico, è facile. E mi smontò tutta la mia pensiero del fotografo impegnato di guerra che va a fotografare i bambini con la mosca qui, che muoiono di fame. E dice, forse non bisogna documentare in quel modo lì, ma bisogna fare l'immaginatore, cioè montare delle situazioni. Cioè creare una situazione. Forse l'immagine più esplicativa era quella divisa del soldato ammazzato in Bosnia. Sì, forse ce l'abbiamo. Per fare la foto della guerra della Jugoslavia, non so se vi ricordate, c'era solo la divisa. Ecco, era una guerra che nessuno di noi voleva vedere, un po' come adesso gli immigrati, nessuno di voi vuol vedere questa roba qua. Che rompitura di coglioni, questi qua che vanno in nave, dice Salvini. Beh, però scusami, che muoiono... le foto dei morti, dei migranti, quelle le vediamo. Anzi, c'è, come dire, forse. No, ma dà un fastidio, non vogliamo sapere. Perché quella foto perché è fatta male, perché non è perché quella foto lì comunque desta oggi tutto sommato grande indifferenza? Perché ormai siamo abituati ai migranti che arrivano e mettiamo in conto che, beh, qualcuno l'ha anche detto alla radio anche da noi, no? Perché non, prima di tutto, non abbiamo una coscienza sociale seria e la pagheremo. E non a caso non siamo tanto allegri. Non siamo tanto allegri, abbiamo qualcosa. E ci domandiamo come mai non siamo allegri. Non è solamente la bolletta a pagare alla fine del mese. E poi perché la televisione sicuramente quando ci sediamo davanti alla televisione diventiamo ciechi. Siamo ciechi. C'è qualcuno che guarda per noi. E noi siamo lì con la nostra solitudine ad assorbire quello che qualcun altro vede per noi. Non ci poniamo il problema di vedere veramente. Quindi viviamo in questo limbo nella comunicazione, nel modo di comunicazione. E allora ritorno a quell'immagine. E c'era, nessuno di noi voleva rendersi conto di questa guerra in Jugoslavia, non so se ti ricordi. Jugoslavia, fra l'altro era anche vicino, no? La Jugoslavia era voltato l'angolo, era già Europa. E dico, qual è il simbolo, qual è il modo per... Immaginare, ecco qua, immaginare una guerra così, forse bisogna togliere il corpo. È incredibile, un morto senza corpo. Cioè è tutta una procedura la mia, un po' da giornalista, ma per creare un'immagine.
Allora, bisogna togliere forse il corpo. Allora dico, sì, solamente forse la divisa di un ucciso. È assurda la foto. L'immagine, simbolo della guerra in Jugoslavia, non c'è un corpo. Non c'è un corpo. Allora, quello che sta succedendo, cari miei giovani, mi fa molto piacere che finalmente ci sono dei giovani qua. Non sono i soliti ripetenti della vita come me e come Scanzi tu stai diventando. No, Scanzi è un giovane, mi fa piacere. Scanzi, non Scanzi, Scanzi però. Scanzi ho detto, come lo chiamo? Ma no, sbagli tutti i nomi, Sant'Ammè, Scanzi. No, Sallustri è il più bello. Sallusti! Sallustri, dovete chiamarlo tutti Sallustri. Sallustri si chiama. Sallustri è il più bello. Poi ci arriviamo anche. Come il prosciutto Sallustri. Ho la foto di Sallustri poi. È un bel soggetto quello. Come lo useresti? Ecco, la foto di Sallustri, perché cosa la useresti? Ma non lo userei mai Sallustri. Ma neanche per fare un prosciutto, neanche un salame. Vabbè, andiamo avanti. Oh, questa è stata la campagna che evocavo poco fa, no? Questa sulla pena di morte, 9 stati che hai girato negli Stati Uniti e a un certo punto ti è venuto fuori, questo è veramente un condannato, è morto anzi. L'hanno giustiziato, dice così, giustiziato. No, io direi assassinato. Però. Ingiustiziato. No, io non è che sia contro la giustizia, mi raccomando, un assassino, ne ho visti tanti. Però credo come hai fatto a entrare nei bracci della morte e fotografare chiedendo, chiedendo il permesso? C'è un gruppo di avvocati penalisti americani che è contrario alla pena di morte, anzi che sta aumentando sempre di più questo numero di avvocati penalisti. E con la loro organizzazione sono riuscito, infatti i fotografati sono clienti di questi avvocati che sono contro la pena di morte. E non tutti gli stati però hanno permesso, per esempio Texas che chiaramente non ha... Sai, la pena di morte è un grande potere per chi la gestisce. Posso chiedere quando ci hai messo a fare questo scatto, cioè a trovare questo... Non chiamare scatti le fotografie, per favore, si chiamano fotografie. Gli scatti ce l'hai tu e Cruciani avete gli scatti. Gli scatti. Io non ho scatti. E come si chiama? Che ne so, io faccio il giornalista. Io faccio fotografie e faccio scatti. Vabbè, quando ci hai messo a fare queste... Che parolaccia schifosa. Queste fotografie, quando ci hai messo a farle? Direi immagini. Queste immagini? Ma no, ci ho messo 3 anni, da quando ho pensato di fare... Queste immagini sulla pena, contro la pena di morte, dal momento che ho deciso al momento che sono stati pubblicati, ci ho messo 3 anni. È stato complicatissimo, è stato come andare a scuola per me. No, adesso ti faccio la domanda più seriamente. Per cogliere l'attimo, no? L'attimo deve sono gli occhi. Ecco. Dove ne parliamo adesso? Poi ci arriviamo perché c'è un grande progetto che vorrei tu... me l'hai detto prima, è un'indiscrezione, faccio giornalista però mi piace lanciare. Tu farai hai un grande progetto su cui stai lavorando da anni che si chiama Razza Umana, no? E Toscani ha questa grande ambizione, ma poi ci arriviamo, di riuscire a fotografare l'anima. No, stai buono. Allora, ritorniamo ai giovani. No, parlavamo dopo di Scanzi? No, però dopo parliamo lo dei giovani. No, allora, esiste qualcosa che si chiama immaginazione. Soprattutto i giovani, al giorno d'oggi, purtroppo, non hanno più tempo per questa attività. Perché? Perché sono così siete così assorbiti dalle tecnologie. I vecchi non mi interessano, se loro perdono tempo. Tanto ormai quello che è andato è andato. Ma i giovani, al giorno d'oggi, sanno tutto del presente e del passato in un attimo. E per far questo, e questo assorbe tantissimo tempo. Cioè si comincia a ragionare, quando si accende il computer si comincia a ragionare. Però questa attività, e lo dico perché qui c'è gente interessata nella comunicazione, no? Giornalismo, questa attività porta via del tempo preziosissimo all'immaginazione. Il futuro è semplicemente immaginazione. Non c'è tecnologia nel pensare al futuro. Il futuro è fatto dall'immaginazione dell'individuo. Allora, il mio lavoro si basa moltissimo su questo. Il pensare, chi è che diceva, è difficile spiegare a mia moglie che quando io guardo fuori dalla finestra sto lavorando. E è difficile spiegarlo a qualsiasi capo ufficio o qualsiasi amico, qualsiasi... Ma è vero. Io guardo fuori dalla finestra e lavoro nel mettere insieme la mia immaginazione per poter poi fare quelli che tu chiami scatti,
quelle fotografie che faccio. Sì, quanti scatti ci vogliono per cogliere quello sguardo lì? Allora, adesso arriviamo all'anima. Ci sono religioni, soprattutto una che dice, lo sapete, no? Non puoi fotografarmi perché mi rubi l'anima. Cioè mi rubi l'anima. E questa fase l'ho sentita molto presto facendo il fotografo. Giravo il mondo da ragazzo, fotografavo e c'erano dei paesi dove tu non potevi fotografare la gente, anzi, ci sono quelli che si coprono, no? E la cosa mi ha sempre molto intrigato che il mio mestiere, fare il fotografo, fosse possibile fotografare l'anima. E la cosa mi ha sempre dato molta energia nel ricercare questo. E devo dire che è vero. Le famose top model, se le guardate bene, sono svuotate per quelle che piacciono. Guardatele bene. Non c'è più niente. Svuotate di tutto. Mentre, dici, i bambini vengono sempre bene in fotografia. Perché? Il bambino ti guarda e è la sua anima. Dico anima, non vorrei sembrare un bigotto, mi capite? È il tuo sguardo, è come tu sei dentro fotografando l'esterno e io fotografo ciò che tu fotografi in quel momento. Questo è il rapporto. E da quasi 10 anni io giro il mondo, vado nei posti più eccentrici anche, con un mio fondalino bianco, un lenzuolo, una piazza, perché fotografo la gente a una, quasi se, mi capita anche fare dei gruppi se sono divertenti. Comunque metto il mio fondalino nelle piazze, sono venuto anche a Perugia il primo anno del Festival del Giornalismo, e fotografo la gente, ho circa 60.000 ritratti, tutti con nome, cognome, età, nascita, dove da fanno e tutto, per chi sapeva scrivere chiaramente. E tutti guardano nell'obiettivo e tu fai 10 scatti e poi guardi i provini. Scatti. Ce n'è uno o due dove hai questa anima, la senti, e gli altri no. Faccio questo esercizio anche con una serie di miei allievi, assistenti, e vi devo dire che non tutti hanno questa capacità. Non tutti hanno questa capacità, così come tanti giornalisti non hanno la capacità di scrivere del vero sguardo, della notizia, di ciò che scrivono. Eppure l'alfabeto è quello lì, le lettere sono quelle lì, la macchina è quella lì, ma come mai? Allora c'è un reciproco scambio quando si fotografa o anche quando si scrive su ciò che si vede, su ciò che si reagisce vedendo, e ciò che si reagisce guardandoci. Non a caso è molto difficile per tutti guardarsi negli occhi, è un denudamento totale. Ecco, allora, se basi il tuo lavoro su questo rapporto molto intangibile, non concreto, il fatto di questa reciprocità umana, diventa molto interessante. Allora ti dici, ma forse hanno ragione a coprirsi? Cioè, esiste questo grande rispetto. Tu sai che no? Per la religione islamica il coprirsi, tu, lasciamo quindi, stare il capisci tante ci cose. Si scopre solo per il marito, proprio perché ci sono i capelli e gli occhi sono considerati una parte molto molto intima della persona, e quella è degna solo per il marito. Beh, lasciamo stare le valutazioni, come dire. Ma l'uomo, per esempio, al pisello non è che è degno solamente per la moglie. Eppure per gli maschietti, sì, beh, questo pisello è un grande problema. Anche sgarbi nudo, credo. Sì, no, non solamente. Com'era? Alto e basso, mischiamo ovviamente. Bianco. Bianco. Senti, la foto del terribile califfo ci introduce al tema della guerra e soprattutto di come raccontarla. Io ho scelto questo scatto. C'è tutto un grande dibattito in Italia, c'era anche ai tempi delle Brigate Rosse, comunicare o non comunicare, parlare o non parlare di quello che fanno le BR. Oggi il grande interrogativo, Sky TG24, ad esempio, l'ha spiegato il direttore Varetto proprio su questo palco, fatta la scelta di non mandare... C'è gente che guarda in basso. Allora... Qual è la tua? Questo è uno dei miei... No, guardate, qui non è neanche così... Guardare una pittura...
del Giovan Battista decapitato, la guardiamo facilmente. Come mai la pittura va bene guardarla? Allora, questo è il punto che cerco di spiegare. Perché è lontano da noi nel tempo? Non so, però perché davanti a questa immagine viene ingaggiata la nostra responsabilità fisica, umana, tattile. Non so come spiegare. Siamo di fronte a una... Io mi dà fastidio. Davanti alla pittura di, non so, il Perseo in piazza della Signoria a Firenze con la testa in mano, eppure là che gronda con la... Va bene. Nella fotografia no. La fotografia invece ci dà questo strano problema. Strano. Incredibile sensazione. Forse è l'unico momento in cui abbiamo ancora delle vere sensibilità non coperte dal bullismi, dalla volgarità salviniana, dopo ci arriviamo, da tutta questa sovrastruttura. Qui siamo nudi di fronte a una situazione umana dove ti domandi se non sei imbarazzato di appartenere a questa razza. Però permettimi la domanda banale, giornalistica, visto che però qua si discute di questo. Tu sei di quel partito che sostiene che, ad esempio, quelle terribili sequenze dell'orrore, l'ISIS su questo ha costruito anche un grande fenomenale strumento di propaganda del terrore. Questa cosa qui serve, questo orrore qui va mostrato ai loro interessi. So che è un dibattito antico, vecchio alle volte, però io stesso, ad esempio, non mi sono fatto un'idea precisa su cosa sia necessario e utile, a parte che oggi in internet si trova qualunque cosa, quindi non c'è più una scelta, come dire, sì, le aziende Rai, Mediaset possono fare le loro scelte editoriali, però dopodiché il mondo oggi è talmente aperto, per fortuna è vasto, che ognuno di voi è un potenziale editore. Cioè ognuno di voi che ogni giorno spero compie il Fatto Quotidiano, se vuole sorridere libero o quant'altro, e fa ogni giorno una scelta editoriale. Guardando la televisione, guardando internet, voi siete editori di voi stessi. Noi proponiamo notizie. Ognuno... E la grandezza di oggi è questa: voi siete degli editori, quindi ogni giorno voi stessi scegliete che cosa vedere. La grandezza rispetto al futuro in cui dei gruppi editoriali decidevano, sceglievano cosa farvi vedere. Per cui queste cose qui le trovate banalmente in internet, no? Non banalmente, ormai le mezzi di comunicazione sono tali che tu hai l'accesso. Vi chiedo scusa, però lui io le ho scelte così apposta. Dice, io appartengo al partito che... Allora, questa situazione è successa, è incredibile. Ma perché qualcuno deve avere il diritto di vederla e dire no, tu Oliviero non la puoi vedere? Con quale diritto? Cioè, questa è una situazione umana, disumana, successa. Questa è solamente la documentazione di come gli esseri umani si trattano fra di loro. Queste immagini sono quelle che un giorno, quando verrà analizzato questa nostra razza da qualcuno finalmente civile, verranno portate come esempio di ciò che ci siamo fatti. Come dico, forse Napoleone non avrebbe tutti i monumenti che ha se ci fosse stata la macchina fotografica a documentare le violenze napoleoniche di allora, o le crociate, o quello che noi ci siamo fatti. La macelleria fatta soprattutto dagli europei agli europei, se fosse stata documentata dall'inizio, proprio io sarei imbarazzato ad andare a raccontare la civiltà umana su un altro pianeta, sarei molto imbarazzato. Però queste sono le immagini che passeranno alla storia, e soprattutto le immagini che passeranno alla storia sono quelli che vogliamo vedere meno, perché non vogliamo avere la responsabilità della disumanità di certe avvenimenti della nostra contemporaneità. Allora, questo è il vero problema. Perché qualcuno può decidere ciò che io devo vedere, posso vedere o no? Beh, oggi questo problema, come ti dicevo, non esiste, perché sì, ognuno di voi le sì, trova. Sì, ma non siamo tutti online. Si parla di grandi scelte, non di siamo grandi gruppi tutti editoriali online. Che decidono esiste di mandare o non mandare. Una grande divisione del mondo. Vado avanti, non so cosa c'è ora. Sì, beh, certo che passare da qua è pazzesco, però. E questo dimostra... No, però l'abbiamo fatto solo con Toscani si può, come dire, affrontare l'alto e il basso. No, ma guardate che è drammatico. Al giorno d'oggi...
per diventare qualcuno conosciuto, pur non avendo alcun talento, anzi, pur essendo becero, basta che uno faccia politica. Piano. No, dico. Piano. Senti, io non devo rispondere al padrone io, come devi far tu con Confindustria. Ma quale padrone? Ma che scherzi? Ma ogni giorno a me lo dici. Ma di che stai parlando? Ma chi lo dico? Ma io ogni giorno. Ma tu c'hai lo stipendio, devi scordare, c'hai figli, altro. C'hai mogli. Io ma anche non... tu quanti figli hai tu? Tanti. Sei peggio del mullah, quanti figli hai? C'hai un harem a casa, quanti sono? 5, 6? 6. Quelli dichiarati. Prima eravamo qui nel corso di Perugia, c'è un bambino che è arrivato, papà. Tu vuoi privacy? Oh, che vuoi da me, eh? Un bambino perugino. Ma io comunque di squinzi alla radio parlo. No, vedete, invece questa foto sembra così cretina. Sembra, dici. Di un cretino. L'avresti mai fatto tu uno scatto così? No, però invece questa è... Sì. Spiega. Cosa spiega? Scusa, perfettamente sì. Il livello della politica italiana. È incredibile, è drammatica. È drammatica. Tu non trovi? Non è comica. Io faccio un come tu dici... Sassone. No, non è... Guardate penso. Che... Quando tu dici voglio portare i Rom da Joe... Aspetta, va bene. Ne parliamo da stai calmo. Non è una cosa comica. Ci sono delle realtà al giorno d'oggi che noi le prendiamo per ridere, ma sono drammatiche. Drammatico. Oh, siccome abbiamo accostato, diciamo, no? Il messo a nudo del leader della Lega Salvini con i campi Rom. Toscani, io su questo la pensiamo assolutamente allo stesso modo. Cioè è in atto una sorta di pogrom culturale nei confronti dei Rom. Questo non lo dico perché ho la sensibilità di essere appartenere a una famiglia ebraica, mia nonna è stata in campo di concentramento a Bergen-Belsen, non lo dico per questo, non è che le mie origini mi influenzano, perché indubbiamente, Oliviero, i Rom sono per eccellenza, fanno schifo, perché ovviamente si presentano male, hanno i denti d'oro, sono rubano. Sono gli unici criminali che quando li intervisti dice sì, non ruba. Ma cazzo, ma voi avete visto delle inchieste che hanno scardinato il sistema di potere italiano? Ce ne fosse uno che abbia ammesso di rubare? Nessuno, tutti questi che sono agli arresti domiciliari, nessuno. E hanno rubato, l'inchiesta su Mafia Capitale lo dimostra, questi hanno rubato più di 50.000 campi Rom in tutta Italia, sulle spalle dei Rom, quelli di Mafia Capitale. E i Rom però ci fanno paura, nonostante siano soltanto 50.000, vivono in questi campi attrezzati, quindi sono gli unici potenziali criminali in cui si sa dove vivono. Gli metti un microfono sotto e ti dicono che rubano, perché il paradosso straordinario è questa roba qua. Non me nessuno. Tu vai e dici scusi, lei ruba, andate a fare un'intervista a uno di questi famosi politici indagati o corrotti, dici scusi lei ruba, no io no, non ho mai rubato, per il bene del paese, no, rilasciamo dichiarazioni e si scansano, ti scansano proprio, capito, ti eliminano, questi vai lì con un microfono e dici scusi, ah, ruba, certo, stazione di Milano per mangiare, non ruba. E, e per questo, io ci ho pensato tanto, tant'è che questa è la foto, ma Corrado Formigli ospiterà, credo, una nostra performance, per cui c'è un performance. C'è un sindaco di un comune del Vicentino, non è Gio Formaggio, si chiama. Ora anche il nome, è colpa sua. Anche il nome è straordinario, però. Signor Gio Formaggio. Gio Cheese. Sorridi. Che ha fatto questo provvedimento agghiacciante, per cui ormai tutto però passa in cavalleria, no? Un cartello dice comune deromizzato. No, fa ridere, ma in realtà è drammatico perché ci sono i comuni denuclearizzati, cioè il nucleare ti uccide, ti fa morire. Allora, in questa trovata agghiacciante del politico, che poi ormai è politicamente parlare male dei Rom, tu prendi voti e consenso a destra come a sinistra. Allora, Toscani e io andremo con un gruppo con 20 Rom, faremo la marcia su Rom. E la marcia di Rom. Marcia dei Rom. E andremo dal signor Gio Formaggio. No, lui ha detto che spara. Lui ha minacciato e ha detto che ci accoglierà. Noi andremo nei prossimi giorni con le mani alzate. Lui farà le foto di questi volti straordinari di ragazze, bambini, Rom, queste donne con queste gonne improponibili, queste idee. E andremo dal signor Gio Formaggio con questa straordinaria umanità. No, ma sembra. Ma no, uno ride. Torniamo ai campi. Qua. Io devo dire, non è che voglio difendere il Rom. Sono contrario a qualcuno che decide che lui spara contro della gente. Che poi gli vada bene, ma è incredibile. Siamo nel 2015. Mi dico, ma cos'è successo? Ma cosa è successo da qualche tempo?
siamo diventati agnostici, proprio niente, morti tutti i giorni, domani ci siamo già dimenticati. Ci dimentichiamo in fretta e pensiamo di essere più comodi dimenticandoci. Il non partecipare ci rende più tranquilli. Io credo che sia il contrario. Che il non partecipare ci rende infelici. La vera infelicità adesso è il fatto che guardiamo tutto, ma non vogliamo più vedere niente. E il mestiere del fotografo, ma anche il mestiere del giornalista, è quello che invece dovrebbe far vedere quello che gli altri guardano solamente. Dovrebbe spiegare cosa si vede all'interno di una situazione. E questo è quello che ci manca. Cioè tutto è fatto in rapporto a un'economia, a uno share ha avuto il 2,5% di share, di audience. E tutto il rapporto non è più la qualità della vita, ma è lo share televisivo che conta. E qui dovremmo porci un problema, visto che qua si parla di giornalismo. Allora, questa era l'ultima foto, poi purtroppo il tempo è tiranno, quindi c'è un altro straordinario incontro. Però c'è la Bignami? La Bignani? La Bignami? Come si chiama? La Bignami? La Bignardi! Ma lo so, po' di immaginazione! Ma perché mi devi far inimicare chiunque, tutti? La Bignami, quella è libricidale. L'iconoclasta, sì. Allora, abbiamo però Rubo, se avete voglia di stare ancora altri due minuti? Facciamo un'insurrezione armata e occupiamo il teatro. Ci vuole un po' di sovversione, ragazzi. No, perché ci sono le Iene dopo di noi, quindi meritano. Ci sono? Le Iene. Chi non sono? Quelle di Tarantino, le Iene, quelle di... C'è lo zoo? No, le Iene, quelle hanno un filmati straordinari. Voi sapete che le Iene hanno il pelo sulla schiena al contrario? Va bene, abbiamo... Adesso controlliamo. Facciamo fare un paio di domande a loro? Così... Sì, va. Chi c'è? Vai, poi dopo prometto che chiudo. Rubo 5 minuti perché abbiamo iniziato 5 minuti in ritardo. Si può fare? Sì. No, non può, sì, però per rispetto a quelli che ci sono dopo, che sono bravissimi, straordinari, perché è bravissima la collega. Allora, io innanzitutto volevo, più che una domanda, volevo proporre una riflessione. Come si chiama lei? Sandro. Bravo. Cosa fa? Grazie. Io faccio l'educatore in un centro di salute mentale. Cosa fa? L'educatore. Fa. Educatore. La mia domanda è rivolta più che altro a Parenzo, la mia riflessione. Riguardo l'integrazione, secondo me lei sbaglia nella percezione di integrazione, in quanto l'integrazione secondo me ci deve essere un incontro tra le varie culture. Ne è un esempio le foto di Toscani per la Benetton. Se lei ad esempio, io la seguo molto sulla Zanzara, se lei ad esempio parla del fatto che le piscine devono far entrare solo le donne maghrebine, cioè c'è un errore alla base di questo. Perché? Perché è giusto riconoscere dei diritti a dei gruppi etnici come si fa in Inghilterra, però quando non c'è un incontro si creano tensioni, si creano conflitti e via discorrendo. Domanda. Cosa? C'è una domanda. No, lei dice, lei critica la posizione, sì, io ho preso. Una discussione, no, cioè, io ho detto però in 30 secondi, io ho detto un'altra cosa in quel contesto. Ho preso l'esempio di Sesto San Giovanni, in cui a Sesto San Giovanni un sindaco si è posto il tema di donne islamiche, lasci stare velate o non velate, che per loro religione non possono fare il bagno nelle piscine comunali con tutti gli altri. Allora io ho detto che l'integrazione è tutta da ripensare, non è che esistono le politiche dell'integrazione. Su questo siamo d'accordo. Quello che ho detto è che però dobbiamo fare i conti con una società che è talmente ormai complessa, sto dicendo una banalità, ma in Francia ci sono 5 milioni di musulmani. Allora io quando c'è stato l'attentato a Charlie Hebdo, la prima quel giornale mi diverte moltissimo, quel crimine è stato un crimine efferato, però mi sono posto questo problema e ho detto, ma un momento, quei 5 milioni di cittadini francesi, come hanno vissuto, che non hanno preso il fucile e hanno sparato né hanno sgozzato, ma sono cittadini francesi, hanno anche loro il diritto a essere rappresentati e a vivere bene nel posto
non come direbbe Salvini, sono venuti a casa nostra, devono stare alle nostre regole, perché le regole cambiano come cambia la società. E quindi per i cittadini di Sesto San Giovanni fare un'ora, visto che quella parte di cittadini l'aveva richiesta, di piscine per loro, non è segregare la donna, ma è dare, come dire, riconoscere anche a questa comunità che la vive la possibilità di... Io mi interrogo, non ho ricette, dico che quel sindaco rispetto alla sua comunità forse ha fatto una scelta non così sbagliata. So che è fuori dal politicamente corretto, per cui a sinistra le femministe dicono eh no, tutti uguali, a destra Salvini ti dirà eh no, gli abbiamo fatto un favore. Io dico che vanno ridisegnate, vanno ridiscusse in modo non emotivo le regole del viver civile, tenendo presente che ci sono cazzo altre culture e che non c'è soltanto i lombard che fanno i concorsi di dialetto per parlare. La Lega Nord aveva proposto dei corsi di italiano per gli immigrati, che questi devono fare i corsi di italiano anche per i loro deputati, però, perché voglio dire, altrimenti sono i primi a essere dichiarati fuori legge, cioè, perché poi si entra in una schizofrenia. Adesso non so se ha risposto alla sua domanda. Io lì ero a favore del provvedimento preso dal sindaco di Sesto, perché era un modo per provare a capire se quelle comunità potevano stare insieme. Quindi non è che ho difeso la segregazione, anche perché un conto è il Mississippi, quando per legge tu imponi e dici c'è la piscina per gli islamici e quella per gli italiani. Qui la richiesta veniva da una parte della comunità islamica e io penso che quel sindaco abbia fatto bene. Non lo so, domanda. Mi sono posto il problema io. Altre domande? So che il signore voleva chiedere degli scatti, forse. Scatti? Sull'uso della parola scatti che hai usato anche tu prima. C'è qualcun altro? Scatto. Pronto? Mazza domande. Ci fermiamo qui? Dobbiamo lasciare il posto agli altri? Lei è la Buzzino. È quello che... Va bene, Oliviero Toscani, grazie.